al piacere di essere qui con queste fiaccole in uno dei luoghi sacri dove c'è ancora la porta magica, la porta alchemica di Roma, con i suoi simboli, con il suo significato esoterico, che ci ricorda quanta saggezza ai nostri antenati, quanti insegnamenti dalla nostra grande tradizione. Noi rimarremo sempre fedeli alla voce degli antenati, perché è la voce del sangue ed è quella la nostra dottrina, la voce del nostro sangue. E questo ci serve per rimanere saldi nelle nostre idee, qualunque cosa avvenga, e per ricordarci da chi discendiamo. E quindi l'impegno a custodire i nostri luoghi sacri, e Roma è uno dei nostri luoghi sacri. Non la lasceremo deturpare come qualcuno sta facendo, la difenderemo sempre, perché noi siamo Roma. Grazie a tutti e ricordiamoci da chi discendiamo e a chi rispondiamo delle nostre azioni. Non dimentichiamoci mai di difendere la nostra tradizione, il nostro sangue, i nostri antenati, le nostre memorie. Ricordiamoci che dobbiamo essere orgogliosi della nostra stirpe. Tutto il resto sono cose di poca importanza. Le cose importanti sono quelle che abbiamo qui dentro e che abbiamo ereditato dai nostri antenati e dai nostri genitori, dai nostri nonni. Noi siamo la nostra stirpe, noi siamo il nostro sangue, e orgogliosi come siamo di appartenere a questa stirpe, noi abbiamo un giuramento che non dobbiamo neanche pronunciare, perché è quello di continuare a essere noi stessi, orgogliosi di quello che siamo. Grazie a tutti per questa cerimonia che mi onora, e siate certi che io sarò sempre con voi. Grazie a tutti. Allora, adesso come siamo arrivati qua e rientriamo nel palazzo senza spegnere le fiaccole, poi provvederemo vicino a Casa Pound e poi ci avviamo per queste ultime due ore di campagna elettorale, quindi restiamo tutti attenti e uniti, e insomma che le parole di Mario ci possano guidare in questa notte. Grazie. Bene. Per dire, è sempre lui. Bene. Bene, andiamo a... torniamo a casa. Dopo per noi colare il manifesto. Vieni con noi. Con noi? Sì. Andiamo a colare il manifesto. Adesso. All'ultima rappresentazione di una interessantissima campagna elettorale. Non sappiamo quali saranno i risultati
In ogni caso alcuni, come dire, alcuni puntelli dovrebbero essere stati messi. Vedremo il futuro. Il futuro è molto complicato e molto complesso. Mentre l'Italia è attaccata da tutte le parti, si vuole far diventare questo paese effettivamente soltanto una terra intesa in termini geografici, e quindi nell'interesse di tutti, nell'interesse della globalizzazione, negli interessi economici e finanziari di loro signori, eccetera. E qui sta nascendo invece un nucleo, che un nucleo di resistenza, che prende atto di una situazione di fatto. Ecco, la cosa più importante: i nuclei di resistenza non sono soltanto teorici, ma sono pratici nel momento in cui diventano fatto concreto. Adesso vedremo i risultati. Il futuro sarà nei prossimi anni, dei rapporti tra l'Italia e l'Europa, diciamo l'Italia e l'Unione Europea, non l'Italia e l'Europa, di questa Unione Europea, che cosa l'Italia porterà in questa Unione Europea. La previsione è che ci sia una riscossa piuttosto forte di carattere nazional popolare. Questa è la previsione. O parte, certo l'Italia è l'ultima a muoversi in ogni caso, o parte o sono dolori per tutti. E questo in conclusione del mio discorso. Veniva bene, ora è molto nell'ombra, c'era poca luce. Guarda, ma che non tra forte poca luce rimaniamo noi tre qua, quindi meglio se andiamo. Sì, perché qua. Hai paura. No, non è che ho paura, prima ci chiudono dentro.